perfezione è rimasta con le mani in mano. E allora cerca ogni difetto in colei, che a lei si affida. Avete teso una trappola, io ci sono caduta per vanità, sì, per vanità. Sapete voi cosa significa nascere in un paese del Messico? San Miguel de Nepantla. Voglio dimenticare chi sono, voglio entrare di nascosto nell'università, voglio leggere quei libri che nessuno leggerà. Madre mia, sei sempre stata schiava. Davanti a casa della zia e che si disperava. Stiamo attirando troppo l'attenzione. Dove mando questa povera figlia, così povera e anche abbastanza bellina? Si sa, come dice padre Caieia, mio briografo, che mi cambiò la data per darmi 3 anni in meno, 1651 invece che 1648. Il volto di una donna povera e bella è come un muro bianco sul quale ogni gentiluomo vorrà tracciare la sua firma e poi sporcarlo. La prima domanda fu così facile, pensai che si fossero sbagliati. La seconda, pure. Alla terza mi tranquillizzai e l'80% libero del mio cervello cominciò a vagare. Su di loro cercavo di immaginare le loro storie, quello che dicevano, li immaginavo visti da dietro e poi là, di spalle accanto a una finestra, una figura familiare, la stessa sagoma che aveva mio padre quando se ne andò e alzò tanto tanto un braccio per salutare. Chi è lui? Chiesi. È Antonio Nunes dell'Inquisizione, è un uomo oscuro. Guardati da lui, affascinante, come quell'altro che facendo finta di lusingarmi mi mandò un regalo, 2 vasi profumati ed un poema che li accompagnava per lodare la mia intelligenza, ma non poté assolutamente esimersi di scrivere: spero che, come state eguagliando gli uomini nel sapere, possiate anche uguagliarli nel corpo in una magica trasformazione, oppure che prima o poi vi trasformiate in fenice. Mi corteggi, speri che sarò la tua Thais, mi possiedi e vuoi Lucrezia, è strano ma è così. Hai appannato il vetro e ti stupisci che sia opaco, mi vuoi santa ma puttana, poi mi fai. Scopro l'amore universale, oh, di essere una catena che viene da lontano e si proietta in un futuro. Oh, torna la mia navicella, ci salgo sopra, un futuro dove i lumi della ragione impediscono la sopraffazione. Ci sia per tutti davanti in oggi, deve essere stato un errore. Devo riaccendere i lumi della mente. Sarà possibile? Riapro il libro. È una danza eccezionale. Sono il delitto di Sor Juana.